Buongiorno, questo è Freenhouse e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, martedì 11 gennaio 2022. Abbiamo visto ieri una faida, un contrasto, diciamo così, familiare tra Peninnà, Elcanà, suo marito, ed Anna, e oggi vediamo dalla tristezza di Anna che cosa succede. Vanno a Silo e Anna va a pregare, ma prega in un modo un po' particolare, ecco, biascicando delle parole, non specificando bene la sua preghiera. Infatti dice, mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli, che è il sacerdote lì di Silo, stava osservando la sua bocca. Anna, dice il testo, pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra. È un modo inusuale di preghiera, e allora Eli la ritenne ubriaca, cioè quindi con, diciamo così, con un giudizio non troppo gentile. Fino a quando rimarrai ubriaca, smaltisci il tuo vino, così non si prega. Ma Anna gli dice chiaramente che non è ubriaca e che è soltanto profondamente triste. E mi ha fatto parlare, dice, l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia. Eli risponde, dice, vai in pace, il Dio di Israele ti conceda quello che hai chiesto. Il mattino dopo si alzarono, dopo essersi prostrati, tornarono a casa Rama. Elcanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al finire dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, chiamato da Dio alla lettera, perché diceva al Signore l'ho richiesto. E quindi vedete che questa cosa, che è tipicamente anche dentro una realtà familiare, però è messa davanti a Dio tramite la preghiera, anche una preghiera in qualche modo dolorosa, difficile, ed è in queste realtà, in queste dinamiche che poi il Signore interviene con la sua grazia. Il Salmo ci riporta non un testo del Salmo, ma il Cantico di Anna, che troviamo all'inizio del capitolo secondo del libro di Samuele. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. Da un'esperienza concreta, quella nostra, si diventa capaci di comprendere che cosa il Signore veramente ha fatto a noi. E questo veramente fa la differenza. L'esperienza dell'azione di Dio fa veramente la differenza anche nella nostra esistenza. Il Vangelo continua dopo la chiamata dei primi discepoli, abbiamo il primo segno pubblico, cioè un esorcismo, la famosa giornata di Cafarnaum. Ma noi ci fermiamo un attimo, ascoltiamo questo Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Prima ancora di sapere che cosa Gesù insegni, sapremo attraverso questo segno che cosa Gesù porta, cioè l'autorità di Dio. La prima presentazione sarebbe abbastanza insolito, un esorcismo nella sinagoga di Cafarnao, sarebbe abbastanza insolito come presentazione, come primo segno, e invece vuole rivelare qualcosa di preciso che noi comprendiamo dalla fine di questo Vangelo. Infatti dice:
tutti furono presi da timore. Questo timore, questa paura, è la reazione che più volte è registrata nell'Antico Testamento di fronte alla manifestazione del divino. La percezione del divino impaurisce l'uomo, gli fa percepire in un attimo la sua limitatezza, la sua piccolezza. Ecco, quindi non è soltanto il timore così, la paura che succeda qualcosa, ecco. E si chiedono, che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Ecco l'autorità di Gesù. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. All'interno abbiamo la confessione dello spirito impuro, io so chi tu sei, il santo di Dio, eccetera, ma è la presentazione dell'autorità di Gesù. Gesù ha il potere. Questa è la prima immagine che l'autore del Vangelo di Marco ci vuole lasciare, e cioè che Gesù ha l'autorità per combattere non solo e rimettere i peccati, poi eccetera, ma combattere colui che trattiene nella schiavitù l'uomo, il potere del maligno. Gesù è, da questo punto di vista, allora presentato come il liberatore, perché ha tutta la potestà necessaria per poterci liberare. Affidarci a questa sua autorità, allora, è la cosa più interessante. Non fermarci soltanto all'esperienza del timore o della paura o della meraviglia, ma andare oltre. Il vero segreto è quello di decidere di seguirlo come discepoli. Ho finito anche oggi, io vi ricordo però che in uscita oggi abbiamo un nuovo episodio alle ore 16 con il professor Crocetti, Filosofi e Filosofia, una rubrica che abbiamo sospeso nel mese di dicembre ma che adesso riprendiamo con un nuovo ciclo molto interessante. Vi aspetto allora alle ore 16 sempre qui su Freenhouse. Grazie, a domani!